Un saluto cordiale, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Topolino Amaranto. Argomento di questa puntata è una bellissima Aston Martin, è una DB2 del 1952, vintage, bellissima, ed è l'espressione più classica e più tipica della vettura sportiva inglese. Questa ha a che fare con i film di 007 o è un modello precedente? Questa è precedente. Questa è la DB2/2, quindi una vettura che viene prima, progettata negli anni 50, cioè subito dopo la guerra. Ne fanno un mito perché in quei momenti l'Aston Martin, per quanto riguarda le auto sportive, le auto da competizione, intesa come competizione su strada, per la mille miglia, per intenderci così, teneva testa alla grande con la Ferrari. Non solo hanno il DB2/4, vettura straordinaria, la vettura sportiva per eccellenza, che raggiunge, non è bene parlare mai di queste cose, però dobbiamo dirle, raggiunge le quotazioni che sono simili a quelle delle Ferrari di quegli anni. Questa ha una grande storia per quanto riguarda la vettura. La macchina viene fatta ed esportata in America, viene ritrovata da un importatore inglese che importava allora delle autovetture, venivano restaurate per essere vendute poi in tutto il mondo. Io personalmente, trovandomi ad andare in Inghilterra, sono stato contattato da Canelli di Albinea, che doveva andare a vedere, un commerciante di auto, che doveva andare a vedere una DB2 per conto di un cliente di San Martino in Rio. Quindi sei andato in Inghilterra in compagnia per poter vedere in che condizioni era. In che condizioni era quando l'avete trovata? Era completa, completa di tutto, meccanica e carrozzeria. Era naturalmente stata abbandonata, penso, da oltre 20 anni, quindi era in condizione da essere rifatta. La vettura poi è stata confermata da Angelo Cotafave, che l'ha importata in Italia, è stata restaurata da Manfredini e Castiglioni a Reggio Emilia come carrozzeria, e la meccanica l'ha fatta Gianni Torelli, quindi ne è uscita una bella macchina. Teniamo presente poi che questa vettura, oltre a essere rara perché è un DB2/2, anche il motore, che è un motore vantage, che dava più cavalli, che doveva servire per le gare. Ecco il perché di questa sigla allora. Sì, era stato potenziato il motore, e questo è stato fatto stando ai documenti che siamo venuti in possesso allora, e parlo del 1990, poi successivamente è stata immatricolata nel 93, chi dice 50, chi dice 32 di questi motori montati su queste vetture. Quindi una vettura veramente competitiva, veramente bella. Vogliamo parlare un attimo del motore prima di fare la storia della Aston Martin? Certo, il motore è un 6 cilindri, 2580 di cilindrata, da 77 cavalli fiscali, quindi arriva a superare i 140 di diciamo effettivi. Una buona guidabilità, io questo ho avuto modo di provarla. Per lungo tempo l'italiano Bertelli è stato a capo, direttore e proprietario di questa marca, di questa gloriosa marca. Tant'è vero che gli hanno dedicato una cittadina, perché l'era Bertelli nell'Aston Martin è stato qualcosa di straordinario. Prima, qui l'era Bertelli era già finita. Allora, Angelo Cotafavi mi dice che fa un paio di mille miglia, poi vende a un personaggio che risiede da noi, ma non è italiano, questa Aston Martin. Un po' la storia in conclusione. Viene acquistata questa autovettura da Mike Hoffer, un personaggio di Sassuolo molto noto, organizzatore di... Però, nato dove? Lui è austriaco e naturalmente residente e cittadino italiano adesso, è un grande appassionato di auto, fa sempre da speaker quando arriva la mille miglia e si ferma alla carrozzeria Scaglietti qui a Modena, quindi penso anche quest'anno, è un personaggio molto molto vivace, bello da conversare con lui perché effettivamente di auto se ne intende.